Il nostro ospedale si trova in un unico, preciso punto dell'Africa e quindi non ha tanti progetti in giro, però si caratterizza da un livello di complessità e di livello di lavoro svolto molto importante, cioè non è che si sta facendo pozzi o cose del genere, si specializza personale sanitario perché si cura e si forma. E quindi è un livello di una grande complessità di cui c'è veramente molto bisogno in questa zona dell'Africa. Un altro aspetto interessante dell'ospedale è che è un'attività economica importante, crea lavoro per molta gente, consuma i prodotti locali e quando la gente ritrova la sua salute diventa più produttiva. Non è la ragione principale per un ospedale, ma non dobbiamo neanche dimenticare questi effetti secondari di una tale attività. Per questo motivo e per l'importanza che il Lacior Hospital ha per l'economia del distretto economico che gira intorno all'ospedale, abbiamo fatto uno studio dell'impatto sociale che l'ospedale ha per la comunità circostante. E è risultato che per ogni euro donato in realtà si immettono nell'economia circostante 2,7 euro e queste sono misurazioni economiche e monetarie, cioè l'impatto di avere dipendenti che ricevono uno stipendio, studenti e pazienti che spendono soldi perché frequentano l'ospedale e un impatto indotto moltiplicatore del flusso economico della moneta, diciamo così. Non c'è un impatto clinico o sanitario in questa misura, quindi in realtà l'impatto sociale dell'ospedale è ben più grande perché l'ospedale in primis cura persone, poi forma degli studenti e per ultimo paga gli stipendi, acquista in loco le forniture, quindi riversa soldi nell'economia locale e permette di avere un effetto moltiplicatore. E allora cercare di far capire alla gente che abbiamo bisogno di soldi, che i soldi sono ben investiti, perché abbiamo fatto anche uno studio che fa vedere che non è solo curare e formare, ma è anche tutto un indotto economico che avviene grazie all'ospedale nella nostra regione e quindi di darci i soldi sulla fiducia che verranno utilizzati bene.